studio su Nagino Catà. Lo dedico al mio maestro, a Bekenshiro. La mia avventura comincia nel 1969. Avevo già maturato un'idea che il Catà non potesse essere quello che mi veniva spiegato anche da autorevolissime persone, inviati ufficiali di prestigiose istituzioni internazionali. Ho espresso i miei dubbi al signor Abe e lui mi ha detto: va bene, ma non parlarne, lascia che lo scoprano. Solo se il judo sarà in pericolo racconterà il Catà. E adesso penso che collegare il Catà il judo possa essere in pericolo. È un pensiero personale che può non essere condiviso. Il signor Kano dice che Nagino Catà contiene le strategie del Randori. Adesso mi sia permesso fare una parentesi del programma che ho preparato qui con PowerPoint. Mi piace un attimo, Andrea, mi fidi un attimo, Andrea del Caro. Attenzione, mi fate un piattocci del Nagino Catà. Allora, questo rappresenta una strategia del Randori. Infatti, Sasai Tsurikomiyashi, non il Tsurikomiyashi che noi facciamo del Catà. Infatti, Sasai, come sempre, è stato insegnato. Questa sarebbe un'altra strategia? Questo è uno dei tanti dubbi che ho avuto. Questa sarebbe un'altra strategia? Occhio che se voi praticate il Catà in quella maniera, ci sono 5 o 6 movimenti in cui che inizia, spinge e viene proiettato, cambia la tecnica, ma non cambia la strategia se si fa il Catà in questa maniera. Questi erano i dubbi che io ho presentato al signor Abe con alcune risoluzioni. Allora, il signor Carlo dice che Nagino Catà contiene le strategie del Randori. Quindi io, per cercare queste strategie, ho rifiutato di interpretare il Catà nelle sequenze, le tecniche, scusate la voce non assomiglia a quella del Betty Berusso, sono io che abbasso il tono, per le tecniche più importanti del Tevasa. Sì, perché un Kyotoshi è importantissima, importantissimo Kyotoshi con le ginocchia a terra. Voi l'avete visto qualsiasi gara? Un Kyotoshi con ginocchia a terra. Le tecniche più importanti del Koshivaza, sì, con un attacco di pugno. Le più importanti che cosa? Occhio che questo, le tecniche più importanti, fa parte di una visione che a me è stata trasmessa dai giapponesi di importantissime istituzioni internazionali, che mi dicevano che il judo kata è il kata delle donne. Mi dicevano che il kimono kata è difesa personale antica. Mi dicevano che il katame no kata contiene le tecniche più importanti del katame waza, compreso la shigarami. Ma a un certo punto siamo uomini o caporali? Prendiamo ordini, trasmettiamo ordini ai giovani o pensiamo? Beh, così ho voluto cominciare un attimo. Perché Ukiyotoshi e Tsurikomiyoshi, eseguiti in questa maniera, sono scorretti. Non provatevi a fare Tsurikomiyoshi con un braccio così in randori, vi rovinate la spalla. Quella forma mostra un principio di strategia. Le tecniche sono contenute nel gokyo, la tecnica pure nel gokyo, kata contiene le strategie. Non provatevi a fare queste cose in randori. Gli attacchi di pugno di Uke sono improbabili e simbolici, non è difesa personale. Attenzione che c'è un libretto famoso fatto dal signor Osawa, signor Matsumoto, signor Hirose. Il kata di difesa del Kodokan. Il kata di difesa del Kodokan. Nagino kata, katame no kata, kime no kata, fujoshi jogo shin no kata, ippan jogo shin no kata, e Serioku Zenioku Kumitaikuno Kata. Queste persone, alcune delle quali sono diventate decimo dan,
Stiamo parlando di difesa. L'attacco di pugno così e vi insegnano a difendervi. Questo è il tradimento più terribile che si possa fare al signor Cano. La non considerazione dei suoi principi. Però vi ho già detto ieri sera che qualcuno mi ha detto sì, signor Cano è superato. Beh, se parliamo di Catà non è superato, li ha fatti lui, contengono il suo judo. Non è superato, se parliamo di Catà. Se vogliamo parlare di altri Catà che faremo in futuro, è un altro discorso. Adesso dobbiamo parlare dei Catà che ci sono, quelli fatti dal signor Cano. Poi, per il Catà, sapete che gli americani, che vanno molto veloci, a un certo punto nel karate hanno fatto il full contact, ci sono messi a fare i katà con una fascia in testa, le luci psichedeliche, e ognuno si è fatto il suo katà personale che valorizzava il suo fisico. Noi guardavamo queste cose dicendo, perdonate sempre, che ognuno si faceva i katazzi suoi. Poi ha smesso, perché la cosa è sterile, se ognuno si fa il suo katà personale. Di katà ne sono stati fatti tanti, Kawaishi ha fatto Gonosenno katà, Giraldi ha fatto, come si chiama? Shintai Koki no katà, Mifune ha fatto Nageura no katà, Gesi che ha fatto Gesi no katà, bene, però non restano, ognuno può farsi il katà suoi, bene. Poi torniamo nel judo. Gli attacchi di pugno di Uke sono introvabili e simbolici. Nel kata si mostra un'azione simbolica. È un attacco qualsiasi, che può essere di pugno, può essere di judo, ma può essere addirittura un attacco verbale. Jigoro Kano ne parla spesso di questo. Jiu-Jitsu era arrivato ad applicare l'ideologia del Jiu-Jitsu anche alla discussione. Tirando Tomenage dritta in questa maniera non si può fare il chi. Tomenage non è mai dritto, con la storia dell'asse non esiste. Il principio sì, il principio io spingo, tengo una relazione, la sfrutto per tirare Tomenage, è un principio strategico, ma non posso tirarmelo sopra, non ci sarebbe chi, non ci sarebbe la caratteristica della tecnica, perché il chi è l'essenza del combattimento. La tecnica, quella del Gokyo selezionata, Gokyo è un programma per le scuole fatto da Jigoro Kano. Il Gokyo è la tecnica che permette di usare il chi senza ferire. Il chi è l'essenza del combattimento. Se non c'è chi, mi piace cercare di tirarmi un tiro, un kigoshi, senza chi. Questo da noi non è il pono, questo è cedere la tecnica, ragazzo, cedere la tecnica, va avanti così e Vasari, cedete la ricordina. E qui si può dare il pono, qui c'è chi, è chi l'essenza del combattimento. La tecnica cos'è? Quello che mi permette di fare il chi senza ferire, perché in una rissa di strada il chi salta fuori, in una lotta per la vita salta fuori, però ci si fa male. La tecnica è quello che permette di fare il chi senza ferire. Ora, questa storia qui evidentemente non mostra Tomoenage. Tomoenage nel Gokyo è un po' di traverso, non è mai dritto, permette di proiettare con violenza. Nel Katà non c'è questo. Non sono i principali tiri, ci sono le strategie. Questi erano i miei dubbi allora e il signor Abe mi ha confortato in questi dubbi. Allora osservo ogni hon. Hon è la dimostrazione singola del kata, come se esprimesse una strategia da applicare nel randori, una strategia unica per quella circostanza. Attenzione, l'errore è che uno si studia tutto il kata